Ciao, mi vedete vestito uguale perché faccio video in sequenza stasera. Sempre la luce spara flashata, ma almeno vedete bene i colori. Top e flop del periodo ce l'abbiamo fatta. Sembra abbronzata, andata. Come si dice? Sembra che sia andata alle Maldive, invece è semplicemente un campioncino di fondotinta, vedete? Della Shiseido, perché le commesse, come sempre, numero uno ti danno i fondotinta e soprattutto i campioncini fondotinta adatti al vostro colore di pelle. Comunque sembra un po' abbronzata e vabbè. Stavo dicendo top e flop. Ho solo due flop e tanti top. Iniziamo da cosa? Dai flop. Allora, boccio della Avon, questo deodorante Skin So Soft Sky Moisture, che è un deodorante roll-on, profumazione buona, ma allora, per chi li volesse, i talebani dell'Inci sono questi. Ok, forse ce la fate. Yes, l'avete visto anche nel tag i miei deodoranti. Lo usavo solo quando uscivo dalla palestra. Adesso ho iniziato a usarlo tutti i giorni, non mi piace perché insomma, dopo un po', se sei nervosa o sei in quei giorni, l'ascella ti s'accozza. Via, diciamola così. Quindi bocciato. Insomma, non si fa, no, non ti lascia fresca tante ore. Poi io ve lo boccio. Dite quello che volete, io questo flop ve lo boccio. Per un motivo o due motivi? Bah. Il primo motivo è che non funziona su tutti gli ombretti. Quindi, questo qua che voi vedete, non ci arrivo, è il primer della Too Faced che avevo trovato nel mio famoso kit della Too Faced, dove c'era la Romantic Eyes palettina, il primer, la matita blu navy e un mascara. Mascara ancora non l'ho provato, la palettina mi è piaciuta, la matita sì, questo no. Perché? Con alcuni ombretti della Kiko o della Sleek, questo qua non tiene il colore, li fa andare dopo un paio di ore nelle pieghe. L'altro giorno ho messo un bellissimo ombretto di, e ve l'ho fatto vedere anche nel video, ma anche su Instagram, un ombretto di La Masca che sì, è in crema, ma con un altro primer. Non va tanto, va dopo un po' nelle pieghe, tipo dopo 5 ore va nelle pieghe, ma non dopo mezz'ora. Quindi questo qua, poi questo qua con la Essence va bene, con la Muah va bene, con la Naked va bene, con la Too Faced va bene, non va bene con la Sleek, non va bene su alcuni ombretti della Kiko, non va bene con gli ombretti della Yves Rocher. Quindi un primer che non mi garantisce con tutti gli ombretti una buona tenuta, per me è bocciato. Poi per il prezzo che ha, io ripeto, l'ho preso che era insieme al coso, insomma, sostanzialmente sono arrivata qua, c'è ancora tutto sto pezzo da finire e ce la faremo. Questi erano i miei due flop di questo mese. Iniziamo dai top, che sono tanti, ne avrei anche di più, ma ho detto mi limito perché sennò. Primo top in assoluto è il mio scaldacollo che mi ha fatto la mia amica Marta. Ciao Marta, è bellissimo, è verde, poi a me piace tantissimo il verde, uno dei miei colori preferiti. Ok, è così, lo infilate, adesso non lo infilo, ma sì, lo infilo, tac, e vi tiene un caldo bellissimo. L'ha fatto Marta, grazie mille. Ciao. Quindi quello era il mio top. Poi un altro top. Sono questi due Long Lasting Luxure Eyeshadow della Elf. Ebbene sì, vi promuovo un prodottino della Elf. Quindi sono questi ombretti qua in mousse. Io li definisco in mousse perché non sono né in crema. Hanno una consistenza un po' tipo pongo, no? Non so se vedete. Sono così. Io sinceramente non mi ricordo i nomi, perché io come al solito butto tutto. Questo dovrebbe essere Soirée, ma non ne sono convinta. Quindi questo è lo swatch. Poi, allora, due cose. Vanno messi col primer, se no dopo mezz'ora vanno nelle pieghe. E poi non vanno strisciati, ma vanno
ok? Questo è l'effetto, perché strisciato il colore secondo me non è pieno, tamponato invece sì. Comunque, non so se vedete, l'ho usicchiata che mi è piaciuta alquanto, e poi anche questo qua, sempre in un'altra tonalità che non mi ricordo, ma io ho preso tutte le tonalità sostanzialmente, tranne quella bianca, che è questo qua, questo colore rosa pesca con dell'oro, non lo so, adesso ve lo svuocio anche questo, che è questo qua, e ve lo metto qua. Ok, non so se si vede, yes. Vedete, tamponato così, striato e tamponato. Sono questi qua, sono i colori. Mi sono piaciuti, io li ho presi col 50% di sconto, quindi mi sembra che costino 4,50 con lo sconto 50% a metà. Nel frattempo mi pulisco, divento sempre più professional, il cesso non sparisce, ma va bene. Mi pulisco con le salviettine perché almeno diamo una parvenza di professionalità, ma meglio noi che certe persone. Noi siamo genuine, come ci vedete, ci spalmiamo al mattino. No, se mi vedete al mattino non scappate. Ok, poi mi è piaciuto tantissimo questo 04 di Puppa, il rossetto liquido effetto lacca. È vero, l'ho comprato da poco, ma me ne sono stra innamorata, che è questo colore qua, bellissimo, con la confezione oro, ed è questo colore stupendelimo. Ok, e l'ho messo tante 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 mattine consecutivamente perché mi è piaciuto tantissimo. Ed è questo colore qua, è bellissimo. Dura tante tante ore, anche se magnate, e io, se li trovate ancora, io ve lo straconsiglio. Poi, tanto io continuo a pulirmi, vi consiglio un altro promosso della Elf. Vedete, sono arrivata qua, talmente mi è piaciuto. Questo Mint Lip Gloss, che è quello che c'è anche nel mio video sorpresa di Babbo Natale, è questo qua, è lucido, quindi sa di menta, ma poi quando lo mettete sulle labbra e sarete visto come me di magnarvi qualsiasi roba, è questo qua. Comunque un bel colore, è molto molto glitteroso, insomma sulle labbra rende un po' di meno, ma comunque io lo strauso, lo passo, lo ripasso. Non dura tantissimo, non appiccica, quella che mi piace tantissimo, non appiccica i capelli, non si, i capelli non si appiccicano le labbra, e ha questo gusto, come dicevo, molto molto zuccherato, e mi è piaciuto. Non so se lo faranno ancora, comunque io ve l'ho messo nel video delle sorprese, perché comunque era in offerta, mi sembra 2,50, non vorrei dire cavolate. Poi vi promuovo, questo mese Elf va alla grande, il primer della Elf. Siccome il mio eyeliner è defunto, non era finito, ma un certo giorno all'indomani ha iniziato a puzzare, e dopo 16 mesi era il caso di cambiarlo, è questo qua, il primer occhi della Elf. Vedete, questo qua, poi lo stendete e non c'è più niente. Fa durare tantissimo gli ombretti e non li fa andare nelle pieghe per parecchie ore, ma parecchie parecchie, considerate, io vi ripeto sempre che io mi trucco alle 6:30, 7:20 del mattino, fai che il trucco completo è finito alle 7, mi strucco e sono le 23:24, e devo dire che c'è, vedete, questo qua comunque c'è ancora, adesso sono le 22:30 circa, ce l'ho dalle 7 di stamattina, direi che ci sta. Ci sta per 1,70 euro, poi questo qua della linea Basic 1,70 euro, questo è proprio quello normale. Poi io ho due mascara promossi questo mese, siccome il Pop Pulp Seduction ve l'ho fatto vedere
nei Magnifici Tre non mi sembrava il caso di rifrantumarvi i cosiddetti. I Big Lashes è morto, quindi per cui ne ho aperti due nuovi. Uno è il Pupa Pump, ok, quello che c'è su in questo momento, fa un bel effetto e lo conoscete tutti, è inutile star qua a parlarvi, non è questo qua. Per essere aperto da 2 settimane è ancora bello intero, vediamo quanto dura, perché di solito i Pupa Pump si seccano. Tranne perché per il mio viola che ho ancora interlo, quindi per cui non lo so, vediamo. E poi per le mie ciglia vi promuovo The Real di Benefit. A me piace tanto, 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 tanto. Ha lo scovolino così. Vedete? Così con la puntina qua per andare in definizione. A me allunga tanto le ciglia, le incurva e le volumizza. Quindi per me questo è top. Per me, per le mie schifose ciglia, questo mi piace tantissimo. Quindi su di me ha un bel effetto, non su tutte ha un buon effetto, ma su di me sì, quindi io ve lo promuovo. Questo qua era nel set della Benefit che avevo preso quest'estate. Poi vi promuovo una matita che è la della Maybelline Master Drama Chromatics viola, lo vedete blu, ma vi assicuro che è viola straconsumata. Devo ancora fare il test di temperaggio e questa qua l'ho usata tanto perché questo mese mi sono andata a viola, che è questo colore qua. Io nell'anteprima lo vedo blu, ma è viola, vi assicuro, dura tutto il giorno, non si muove, come lo mettete sta. Anche questa c'è un'ottima tenuta, considerate, ripeto, che io mi trovo alle 7, la strucco alle 23-24 e c'è ancora. Poi promuovo questo eyeliner acqua liner della Make Up For Ever, sempre viola, l'ho riscoperto questo mese nella tonalità 07, non so se si vedrà mai, ma io ci provo. Questo qua me l'ha regalato la mia amica Chakri l'anno scorso per Natale, vedete, si presenta così e vi faccio una linea. Questo qua è bellissimo, questo qua una volta che si fissa non lo toglie nessuno, è questo qua, vedete, è un bellissimo colore pieno, il tratto è pieno, vedete, è veramente veramente bellissimo, ha questi riflessi bellissimi, bello bello bello, mi piace tantissimo, grazie Cli. Poi vi promuovo questo burro cacao alla Coca-Cola, la mia telecamera sta impazzendo, metti a fuoco, c'è fuoco, ok, e io l'ho comprato da Claire's ormai, cioè lo sto veramente consumando, lo stra adoro, profumo buonissimo, il gusto della Coca-Cola non potete immaginare, lo so, non è molto idratante, ma io non lo uso per l'idratazione, io lo uso proprio, me lo spatascio quando, soprattutto quando sono in tangenziale, che ho i nervi, almeno me bevo un po' di Coca-Cola, si fa per dire. Gli ingredienti non li vedete mai, tra l'altro qua non ci sono, mi sembra, no, erano sul coso. Comunque io ve li consiglio, io li ho trovati da Claire's, erano in offerta, mi sembra 3 euro, sì, ma ho preso anche quello alla Sprite, quello all'arancia, quello a cupcake, ma questo qua, la Coca-Cola, è il mio preferito. Poi altro prodottino che promuovo ma con riserva, ma vi spiego il motivo, è lo struccante della Lush Non Ti Scordare Di Me, che tra l'altro ho dimenticato di prendere la maschera alla vena, sì, alla vena, che non mi è piaciuta, l'ho usata 3-4 volte, è scaduta, non puzza ancora, quindi potrei, ma non lo so, troppo prodotto. Allora, signor Lush, sei eco bio, eco bio vuol dire non sprecare, ok, e poi non solo non sprecare i materiali, poi sapete tutti vanno nell'ecosistema, vengono diciamo smaltiti bene dalla natura, ok, più degradabili e quant'altro, ma se mi fai una maschera che ha non so quanti programmi, ce l'ho di là, ma poi tanto poi la svuota ve lo dico,
E che la sottoscritta deve consumare in 3 settimane. Io non mi faccio le maschere tutti i santi giorni, anche perché non è che fa molto bene tutti i santi giorni mettersi la maschera in viso. Butto un sacco di prodotto, tu hai guadagnato, io no, e è uno spreco. Io lo vedo come uno spreco. Comunque, torniamo a noi al non ti scordare di me detergente viso, che si presenta così, vedete? Schifichiato. Allora, c'ha una puzza tremenda sto coso, una puzza assurda. Allora, questo struccante va, ci saranno 3.000 recensioni. Io la prima volta con una deficiente, perché sono una deficiente, non leggo mai le istruzioni qua dietro. Tra l'altro, per chi vuole sapere, questi sono gli ingredienti, ma figuratevi se sul tubo non ci sono le recensioni di questo prodotto. Questo qua l'ha fatto Peter. Usare entro l'11 11 2014. Usalo fresco. No, col cavolo, con l'uso fresco, perché io ho freddo e quindi no. Allora, lo promuovo, ma solo se avete tempo, nel senso che è uno struccante che va innanzitutto prelevato poco alla volta. Non fate come me, che io la prima volta ci ho spadasciato in faccia e ci ho messo 6 ore a togliere tutto. È uno struccante, prelevarne poco di prodotto, massaggiare sul viso e sugli occhi. Vi assicuro che non brucia sugli occhi, anche se avete gli occhi aperti e fate così col mascara. Poi magari un giorno ve lo faccio vedere in azione. Sembra un panda. Non mi piace per l'odore, perché ha un odore veramente pestilenziale. E non mi piace perché quando non ho tempo e vado di fretta, devo andare a letto in fretta, ci metto troppo tempo. Però è promosso, cioè, non so, capitemi. Se avete tempo, non siete una pigrona come me, è ottimo, è naturale, è ottimo, strucca benissimo. Però dovete avere un pannetto in microfibra. Infatti è un po' conciato, questo qua lo devo mettere in lavatrice qui. Comunque io uso questo pannetto in microfibra per rimuovere totalmente il trucco, perché ho provato con i dischetti, come dicono loro, con i dischetti di cotone. Ma non funziona, perché il dischetto non toglie niente. Poi cosa che dice qua? Basta? No, basta. Sì, è un 45 grammi. Madonna, che video incasinato come al solito. È un 45 grammi, non mi ricordo quanto l'ho pagato. Boh, 10, 8, 6, non lo so. Comunque state sul sito della Lush, nel negozio Lush c'è. Io ve lo consiglio appunto, però se avete questo, se avete tempo e se non vi dà fastidio l'odore. Quindi diciamo che è un promosso con riserve. Esistono i promossi con riserva? Sì, ma l'ho inventato io. No, non è vero, non l'ho inventato io. Bene, io mi pulisco dagli swatch. Vedete? C'è una fatica proprio. Vedete poi come si toglie il gira la ruota, l'eyeliner della Mua.